Siamo? Da buon Antonio. Sì. C'è stato Marco. Sì. Simone Cristiano. Sì. Da Marco Gira. Da Marco Salvatore. Sì. Risposto Salvatore. Sì. Da Marcella Chiara. Sì. Da Marco D'Antonia. Silvio Aristide. Sì. Reale Luigi. Ruggero Mario. Sarno Nicoletta. Benedetto. Iniziamo il Consiglio Comunale in forma diciamo, del tutto straordinaria per un motivo molto semplice. Abbiamo portato all'attenzione dei consiglieri di questa assise la variazione del programma delle opere pubbliche che abbiamo approvato di recente con il bilancio, perché c'è stata un'opportunità di candidare questo palazzo a un finanziamento ministeriale che è in scadenza il 31 di agosto. Gli uffici hanno preparato il progetto, l'hanno diciamo, messo su, anche trattasi diciamo, di un progetto abbastanza lineare, nulla di particolare, perché insomma ristruttureremo nelle intenzioni quello che è il palazzo dal punto di vista esterno, quindi tutte le facciate, e ci sarà una parte di restauro proprio di questa sala, piuttosto che approfondire quelli che sono i saggi che sono stati fatti negli anni addietro in alcune stanze adiacenti a questa sala, per capire sia di sotto ci stanno, diciamo, come noi presupponiamo, ci stanno degli affreschi e quindi della vita fuori. È un finanziamento di circa 1 milione di euro, è un bagno uscito da parte diciamo, del Ministero, e quindi noi siamo affrettati a preparare questo progetto e quindi a renderlo candidabile e a presentarlo. Insomma, questo è il motivo per cui, e mi scuso anche con tutti quanti, abbiamo convocato questo consiglio il 18 agosto di mattina con un unico punto, proprio per essere abbastanza celeri e veloci e quindi portare all'approvazione questo progetto. Questo per grandi linee è il motivo della convocazione e il punto all'ordine del giorno. Non so se ci stanno. No, a questo proposito si apre di nuovo, è un'occasione preziosa per aprire un attimino di nuovo qualche riflessione all'interno del Consiglio. Io ritengo, ribadisco, continuo a dire che il Consiglio la documentazione non arriva completa, nel senso che dovremmo proprio come consiglio essere resi partecipi delle progettualità e ancor più delle proiezioni di queste progettualità, delle finalità per cui si indicano da aree, si avviano su programmazioni, eccetera, eccetera. Coerentemente con la posizione in precedenza assunta, noi ribadiamo, insomma, io ribadisco di nuovo che non vedo un'organicità nella programmazione, cioè una visione unitaria, organica, coerente dell'assetto del territorio. Non per fare facili critiche, l'unica cosa che mi preme sottolineare in questa occasione, come un po' tutti i lavori pubblici che sono oggetto della programmazione biennale, è molto praticamente, a parte l'osservanza di procedure dettagli, devono essere contenuti soprattutto per quanto concerne l'esecuzione dei lavori della prima annualità, eccetera, eccetera, sorvoliamo queste procedure, se no qualcuno dice che in effetti facciamo domande ai tecnici che sono inutili. Qui sul piano politico, quello che io rilevo è che parliamo oggi di Stella Maris, no? Quindi Stella Maris è deputata a... No, Mezzacapo. Quindi Mezzacapo, insomma, praticamente è deputato ad accogliere, insomma, la cittadinanza, a essere la casa di rappresentanza, insomma, del paese, no? Quindi io credo che sia quantomeno utile in questo caso, necessario attenersi, parliamo di un progetto, parliamo di un finanziamento, insomma, di tutta urgenza. Io credo sia quantomeno necessario in questo momento, soprattutto con riferimento a questo intervento,
poter accedere a quelli che sono i principi della trasparenza, quindi dare una comunicazione consona sul portale del comune e perché no, insomma, magari aprirsi al concetto, conforme anche ai principi europei dell'ordinamento, di possibilità di consultazione da parte del pubblico, possibilità di accedere, di far accedere a, a osservazioni da parte del pubblico. Quindi credo che questa strada da intrapresa, come mai in questo caso, ma in generale, insomma, per l'intera programmazione dei lavori pubblici. Quindi insomma, questa è la cosa che va sottolineata soprattutto in questa occasione, perché da capo è la casa del paese, la casa del popolo. Quindi prevedere nella presentazione di progetti, proprio nella fase di progetti di fattibilità, un'apertura alla esposizione, alla opinione, alla voce dei cittadini, a mio avviso è ora di pensarci, cioè è ora di farlo, quindi sul portale, perché non si possono mettere i progetti in priorità e aprirsi a questa disponibilità al cittadino, cioè per accogliere i suggerimenti, le motivazioni di cittadini, portatori di interesse, affinché poi l'amministrazione ne tenga conto nel suo procedere. E quindi in qualche modo procedimentalizzi la partecipazione. Quindi io penso che sia ora di parlare di trasparenza, anche perché la lista dei lavori pubblici è corposa, è corposissima, abbiamo l'impegno di diversi svariati milioni di euro con finanziamenti provenienti da più fonti, per cui credo che in questo momento una nota metodologica sia assolutamente importante per implementarla. Vi lascio. Sì. L'argomento di stamattina che abbiamo credo sia intimamente legato al giusto dal punto di vista formale manifesto che l'amministrazione tramite il sindaco ha fisso per le vie del paese. Devo dire la verità, noi non ci scandalizziamo. Le parti si affrontano e anche si scontrano. Una cosa è certa, almeno in queste opposizioni che siedono in Consiglio Comunale, non sono i soliti nodi, a meno che quindi non voglia dire solo i nodi per l'età messa delle parti. Bene, posso garantire che io personalmente mi sento un pezzo. Avendo la diversità, avendo la diversità del bene, io mi sento per te. Sai perché? Perché noi abbiamo un'intelligenza, l'intelligenza è fatta di anni, di sensazioni. Le sensazioni mie mi spingono a capire che proprio più che mai c'è bisogno di un confronto nel paese per scomparire sul campo da questa lettura dove tutto funziona come. Non è così. Se fosse vero, e io mi augurerei che fosse vero, se fosse vero quello che sta scritto sul manifesto, io ti darei la mano e dice e direi subito, il mio compito è finito. Perché? Abbiamo raggiunto un risultato dove la presenza di altri non conta. Avete vinto le elezioni, andate avanti. Non lo possiamo fare, ma non perché il Ferragosto l'abbiamo voluto imparare a qualcuno. Anzi, è stato qualcuno vicino a noi che ci ha imparato il Ferragosto, non certamente noi. Ma queste stili di vita, ognuno di noi ha una vita propria e sa nelle sedi dove si deve confrontare. Gli altri capiranno che ci siamo, gli altri capiranno, ma io di che cos'è, al di là della maggioranza, al di là del Consiglio Comunale, al di là di. Quindi questo aggancio viene proprio di proposito. Oggi parliamo di uno dei punti cardini della nostra comunità, il Palazzo del Zagato. Come tu? Posizione non essere sensibile al palazzo di Mezzacapo, visto e considerato,
io lo voglio sempre ricordare, che questo palazzo è frutto del sacrificio esattamente dei maiorsi, questa volta non esistono, perché hanno pagamento. Chi ha avuto, come posso dire, l'intuizione di dotare il paese di questo stabile, lo ha fatto pagare fino ad una mira direttamente dai cittadini. Quindi, quando io dicevo che dovevamo fare più attenzione su questo stabile, lo dicevo perché in minima parte, pure noi che siamo seduti qui, non mi da sapere perché sono stati i nostri genitori, ho detto proprio, nel caso mio proprio personalmente, ma voglio dire, quasi ognuno di noi come famiglia ha dato un piccolo contributo perché si avesse questo carico. La incoerenza dell'amministrazione dove sta? Non sul caso specifico. Io sono d'accordo con quello che diceva Elvira, la segretaria ovviamente insisterà che questa è la procedura. Io sfiderei chiunque, ma proprio chiunque, a poter dare un contributo alla discussione trovandosi con queste carte. Contenuti sono anche un concetto. Trovandosi con queste carte, illegittime, determinati illegittimi. Queste sono le carte che ha la dotazione l'opposizione. Io mi permetto di dire agli altri consiglieri per un motivo semplice, io non sono capace, voi pensate che io, a me piace entrare in contraddizione sempre, non è così. Io ho dovuto prendere un occhiale spesso 10 centimetri, perché via lo studio gira, perché qualche volta non riusciamo a vedere niente, per tentare di interpretare che cosa si voleva raccontare stamattina. Con la grande fatica, per esempio, abbiamo trovato, ci siamo riusciti, ma in parte soltanto. Ma quello che è ancora più strano, quello che è ancora più strano, è l'offesa che ci fa. Non dite sempre che io parlo delle stesse persone, perché se non lo fanno gli altri non lo deve fare poi la persona che spesse volte noi annunciamo. L'architetto di Martino, mi deve spiegare, questa è un'ipotesi di prima che ha fatto l'architetto di Martino. Non porto la firma perché ovviamente non abbiamo nemmeno la dignità noi di dire l'ha fatto di Martino, ma è l'opera che l'ha fatto di Martino. Con il Comassore non ha rispettato l'impegno che si è assunto nel dire che quando si parlava di opere pubbliche ci deve essere responsabile, quando si parlava di manutenzione lo facciamo per tutti, ma lui è un altro discorso a parte, e quindi fa parte di quello che Domino si insiste a non capire, che questo è la verità, che è un cerchio magico, e ti può estrarre quello che noi diciamo sono chiacchiere a voi, ma se sono chiacchiere a voi, ti prego, se sono chiacchiere a voi, lei non mi aspetto da te, no, Domino. Mi devi dire, non sono calci agli stinchi perché ho desiderio di fare male, sono discussioni che se ci fosse uno l'architetto di Martino, io glielo potrei dire a lui, questa volta sì, e lui questa volta sì ha senso. Perché io non direi che io voglio sapere tu come tecnico perché hai fatto questo, no, direi soltanto, io ho cercato di interpretare quello che tu hai scritto nel bilancio triennale, a firma di Martino, sono 7 progetti, 6 di questi riguardano il nostro palazzo. Scusami, io ci avevo fatto una sola domanda, scusami, qual è la differenza di questi progetti che abbiamo previsto ben 7 nel piano triennale rispetto a questo? Credo che comunque l'avremmo votato, ma perlomeno il tecnico non mi aspetto il progetto per discutere, perché presumibilmente non avendo le qualità né tecniche e né umane, avremmo detto passo oltre, se una cosa non la conosco, ma tu che hai elaborato insieme ad altri il progetto, io ti faccio la domanda secca, che cosa c'è di diverso rispetto ai 7 progetti che tu mi dici su aspettato e devi perdonare quello spiego. Pronto? Sì. Sì. Ma
posso spengo e ti dico scusa, è una telefonica aspettata, solo per questo. No, no, no. Ed è chiaro. Certo. Ecco. Altro, ah, no, 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 dai, no, non accendi. Nonostante i pendenti. Allora, che cosa voglio dire con questo? Sì. Quando noi ci troviamo di fronte a un progetto che dobbiamo fare, non abbiamo nemmeno la sensazione di che cosa. Tu personalmente hai detto che ci sarebbero un po' di 5 milioni, prima mi sono sentito con l'amico consigliere e abbiamo parlato ovviamente di questa cosa, è reale, approfondire ancora di più la tematica di ignoranza di questi temi. Però i chiarimenti si devono tradurre in fatti, in atti. Quindi noi ci troviamo, come posso dire, di fronte a una convocazione urgente, ci sta tutto, tranne la comunicazione, ci troviamo di fronte a una discussione, ci sta tutto, a me piace discutere, non è vero che noi pensiamo di spendere del tempo, noi pensiamo di dedicare il tempo che ci siamo impegnati nei confronti di diritti. Perciò noi non stiamo perché siamo tutti persone gioviali. Ma cioè, le possiamo fare tranquillamente a meno di vederci, vediamo in mezzo alla strada, se stiamo qui perché dobbiamo svolgere una funzione. Quindi questa delibera, questa ipotesi delibera, mi ricordo all'aspetto tecnico, per la prima volta, se che fai, è praticamente inconsistente, cioè non si riesce a capire bene noi stamattina che cosa stiamo per approvare. Me la leggo, segretario, in modo che si capisca io che cosa voglio dire. Dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo, di integrare il programma triennale dell'autorità approvato con deliberazione con qualcuno del numero del Consiglio Comunale, tutto ok, con demente una dimensione ordinaria e straordinaria, è stato deputato funzionale e a parte di competere anche di vedete questa vicinità qui, segretario? Sta esattamente riportato nel piano triennale che noi già abbiamo fatto. Cioè, questa vicinità, se io ripeto sempre con la presenza del tecnico, la tengo avuto subito contezza. Evidentemente c'è stato un intollerante, non lo so come tecnicamente avviene, ma questa vicinità è stata riportata nel programma triennale e più precisamente alla voce, vi dico pure la voce 6 vale a 1.200.000 euro, non dico che mi piacerebbe che si togliesse del palazzo mezzacapo, il blocco 3, il palazzo mezzacapo è un po' più dignitoso, non possiamo parlare di blocco. Diciamo di interventi parziali a questo settore. L'architetto volete insistere sul blocco. Eh sì. Quindi siamo di fronte ad una. Dovremmo votare sulla fiducia. Si può votare sulla fiducia? Se noi guardassimo, ma proprio oggettivamente, i risultati ottenuti dovremmo votare contro alla fiducia. Perché il sindaco si deve ricordare una cosa, noi siamo qui, resteremo anche se, saremo restati anche se il consigliere capogruppo non ha detto che verrà, anche su questo vogliamo dire la diversità, però di una sola cosa, è stato detto al sindaco che ci sono parte dei nostri consiglieri che alle 9 di mattina non possono tecnicamente stare qui, e allora tu che insisti con me, tu puoi tranquillamente, sei il sindaco, ma non ci guadagni, non perché te lo dice Salvatore della Valle. Non ti voglio dire, ma l'ultima volta l'abbiamo fatta alle 3:30, 4 del pomeriggio, mi stava detto faceva troppo caldo. No, si sta lavorando, o lavorare quattro, bene, ha data la comunicazione, siamo impegnati sul lavoro, perfetto,
solo che ci sia, vale. Però a me quello che fa rabbia è che tu non capisca che c'è un consigliere che ha bisogno di suoi tempi per riprendersi. Ma me l'avete insegnato voi, oltretutto. Se stesse qui il capogruppo, lo direbbe, perché spesso molto ho visto che si allontanavano male. Quindi che sta a significare? Non parlo di cosa sta. Allora non lo dico io, ma come si trova la soluzione? Se ne dà. Questo vorrei che si verbalizzi. Non vogliamo sapere l'ordine del giorno. Non ci interessa la maggioranza, ma sull'orario vorremmo che perlomeno a livello di capogruppo si decidesse l'orario. Una volta non... Così non ci sono abili più per nessuno. Se il capogruppo si prende la responsabilità, va bene alle 5, benissimo, facciamo alle 5. Se la maggioranza, e adesso il presidente e il sindaco, dice la mattina lo devo fare perché ci mancano 3 consiglieri e voi non è scontato che mi date i numeri per sorreggere il consiglio, benissimo. Perché può darsi pure che se noi diciamo quanti consiglieri mancano della maggioranza? 2, perfetto, siamo 4 della minoranza, possiamo votare contro, però noi garantiamo la presenza. Questa articolazione democratica che questa maggioranza non tiene conto in nessun modo, ma proprio in assolutismo pensa di fare. Ma pensi che non solo sapendo, perché lì non voglio, non vorrei interrompere, ma pensi che io abbia convocato il consiglio alle 9:30 perché. Perché non doveva essere esercitato, assolutamente. Però tu non mi dici di che cosa sei in mano. Tu hai convocato il consiglio comunale alle 9:30, anzi per essere più precisi, perché evidentemente alcuni consiglieri potevano essere liberi alle 9:30, ma lo dimostra che non è ancora arrivato il capogruppo, quindi è così. E soprattutto perché ci sono altri che devono fare anche. Ma questo è legittimo in un consesso democratico, è legittimo vivere quelle che non è legittimo che tu fai sempre a capo a tutto il consiglio comunale te lo devi dimenticare il consiglio è così quindi se ne dà vi prego se fosse, il nostro se fosse un sito da sé ma no tu sei troppo assente tu sei troppo presente. Cioè, l'unica cosa è che sei troppo presente, però sei troppo presente nelle cose dove potresti anche essere assente. Uno per tutti per me. Se invece fossi presente dove conta la presenza del sito e si fa valere, non sarebbe tutto. Questa è una valutazione. È una valutazione, fino a 2 mesi fa sapevamo che il procuratore a Salerno. Non c'erano riunioni, poi venivano a sapere perché ci hanno mandato finalmente le carte, che c'è sempre stata una persona di Maiuti. È la stranezza, sai chi è? Non so, la stranezza è che c'è stato sempre il tecnico, ogni qualvolta è stato convocato, c'è stato sempre il tecnico del comune di Maiuti. Noi sapevamo che la provincia stava lavorando senza la presenza del comune e noi dicevamo come permettere. Permettete lavorare senza la nostra presenza nel comune. E allora veniamo a questo punto, quindi noi lo dovremmo votare a scatola vuota, cioè senza sapere che cos'è. No, ma la parola, io dopo volevo spiegare il concetto perché non sono informato, quindi volevo spiegare. Vabbè, allora il voto è condizionato da quelle che dice. Allora siamo d'accordo. Allora questo ci troviamo un primo problema, cioè l'assessore Cavardelli che arriva e noi decideremo se votare a favore o no. Questo già è una grazia, grazie. È una buona. La seconda cosa, nel bilancio triennale di opere ed è il punto su cui questo consiglio sarà fatalmente a dare una risposta, perché è fatale. In politica quando gli argomenti vengono rinviati e poi si è fatale sempre, poi si dice sulle solite 20 persone, sulle solite 20, penso il sindaco abbia sbagliato un po' di dati, non saranno 20, ma saranno 3.000, ma comunque questo è un altro discorso. 20 persone. Quindi persone sono i soldi, i pochi, sono
posti, che lo scrivere si diventa no. No, cioè, ci metto 20 persone. No, 20 persone da viva. No, è forse in termini della... Va bene, ok. Io sono perfettamente a fini di periodo. Bene, allora, qual è il problema qua? Una persona che fanno parte di questo il contesto. Il problema qua? Una persona che hanno utilizzato persone che sono in questo contesto. Il problema qua? Per avere un loro ritorno di fiamma, diciamo, pensando di non aver fatto bene in questo paese e dimenticandosi che hanno distrutto questo paese per 5 anni. Quindi questo è il riferimento, è molto chiaro questa roba qui, e tu non c'entri, ovviamente. Va bene. Dici, nel piano triennale, sempre con la fatica di leggere queste piccole poche carte, noi in tempi lontani, proprio subito dopo, quindi non potete dire le minoranze, le opposizioni vogliono sempre tentare di far bloccarci nei nostri convincimenti, nelle nostre opposizioni. È arrivato il momento in cui però questo lasso di tempo ci deve essere qualche tipo di pagare. Quando dico pagare, questa volta mi chiedo soprattutto dal punto di vista politico. E quando dico politico è che la cosa più nobile che noi dovremmo apprendere da noi stessi. Noi stiamo facendo un torto a me, un carico. Qualche tipo ha detto in più scritto, perché abbiamo tolto il sorriso a tantissimi ragazzi, ed è tutto vero. Voi potete dire quello che volete, la realtà è questa. Noi abbiamo visto, letteralmente visto, uno dei simboli di questa nostra concittadina, tantissimi, meno giorni di me, sono passate sicuramente per un principio stupido, sciocco, incredibilmente senza spessore politico. Avete chiuso quegli istituti, ma avete fatto una cosa più grave, quella è la condanna che noi come opposizione facciamo. Avete danneggiato il Parlamento. Noi votiamo a favore se la partita ci convince per quanto riguarda questo palazzo di Zecca. È possibile, domenica, che a capo di un'amministrazione getti a mare, butti via un volume che è particolarmente delicato, non fosse altro che è premiato di storia, se vai in tempo, ci dovete, ma pure per passeggiare una volta, passeggiate sul lungomare, e vedete i libri che hanno lasciato quei nuovi quadretti sui muri, vedete quei quadretti, e ascoltate quel silenzio. E poi mi sono detto, ecco perché la presenza del tempo sarebbe stato che questa volta i calcoli che li sappiamo fare. Voi distruggete un volume che può essere utilizzato ai fini scolastici, ai fini migliorativi del territorio, per creare una ipotetica torre. Il tecnico si è schizzato a farla alzare per il cielo, distruggendo i due terzi dei volumi. Voglio sapere da capo di famiglia, chiunque di voi è capo di famiglia, se distrugge 1000 metri cubi per ricostruire 100 metri cubi, il rapporto è 10, 100 metri cubi. Ma l'avremmo fatto se fossimo stati attenti e non viceversa violenti su noi stessi. Ma avremmo non detto a te, scusami, ma noi dobbiamo abbattere questo, ma per costruire che cosa? Un decimo di quello che c'è! Ma questo dove l'hai visto? Hai visto un progetto vero? C'è scritto sulla relazione, no. questo è grave, tu dovresti relazionare quello che ti ha detto il tempo. No. Parliamo bene sull'ipotesi di lavoro che è stato fatto alle scuole elementari. Alla prima? Non ci può essere via. No, io non parlo dei perché lì è un altro discorso del rapporto privato e pubblico per i posti macchine eccetera, ma Torino lo deve sapere, perché io ho detto sì, urbanisticamente quei volumi, quello spazio non si possono fare più.
Allora voglio essere più chiaro. Se io avverto un'opera che è 1000 metri quadri, non c'è bisogno, qui il tecnico c'è bisogno, per le mura enorme e per i palazzi che ci sono intorno, il rapporto è 1:10. Guarda, che ti devi dire? Vabbè, però diciamo la discussione. Ok, allora segretario, per favore, un piccolo appunto. Il consigliere della pace ritiene che tra le cose che offende l'intelligenza di noi consiglieri è che nella previsione dell'abbattimento degli edifici, delle scuole elementari, l'ipotesi della ricostruzione è pari a la previsione dell'abbattimento delle scuole elementari, l'eventuale ricostruzione, il rapporto tra l'esistente e il nuovo manufatto è esattamente 1:10. Punto. Se questo non dovesse rispondere a verità, ovviamente parlo di rapporto dei volumi in superficie, segretario, è perché sotto sto parlando pezzo, questo è facile, avete previsto di fare i posti macchine, eccetera, vabbè, ma questo è un altro discorso. Se questo non risulta verità, il tecnico del comune ce lo mette a pensare. Venga il consiglio comunale e dica a tutti i consiglieri che il volume di oggi sarà recuperato per quello che sarà fatto domani. Punto, segretario. Dirà semplicemente una menzione. Le nuove norme. Che il volume di oggi sarà recuperato per quello di domani. Sì, dirà semplicemente una menzione. Perché le nuove disposizioni, ma è così elementare, non c'è bisogno, perché le nuove disposizioni viene per motivi di distanza, per motivi di rapporto superficie e metri cubi, la stessa, lo stesso volume complessivo. Quindi noi faremo una discussione ad hoc su questo argomento consiglio. Mi auguro che questo progetto venga stralciato, ecco perché è importante discutere stamattina del piano, venga stralciato perché è previsto nel piano triennale questa ipotetica, io la chiamo la torretta per intenderci, di cui dai nomi che vuoi. Il nostro tecnico si sbizzarrisce a trovare i nomi di altre nazioni, tutto questo torretta. Alta 36, mi pare che più dolce per te. Bene, noi torneremo su questo argomento. Intanto oggi il comune di Maiori ha ricevuto questi danni, che sono danni materiali, proprio materiali, per spostare i ragazzi alle scuole medie si sono spese 148.500 euro. Ripeto, 148.500 euro. Il patrimonio invece delle scuole elementari lasciate abbandonato, cioè nel senso che se andate lì avete avuto anche il coraggio di non mettere nemmeno i recipienti grandi, ci piove. E non vi dovete dire che il palazzo era vetusto, no, perché non avete avuto il coraggio di fare una riparazione quando sono arrivati i vigili del fuoco in alto e hanno tolto uno spessore di 20 metri quadri di catrame che si era discostato e che quindi è penetrato giù. Ma tu esiste che non sia giusta, dovrei domandare al tecnico, ma scusami, ma il patrimonio tuo privato così te lo gestisci? Cioè la parte superiore deve essere sistemata, un intervento di pochi. Tu credi
darmi un segnale, questo ci sta nelle lezioni. Io mi affascino, Presidente, perché tu, diciamo... Ma tu vai dalla competenza economica a quella tecnica, a quella urbanistica, c'è una cosa... Mi sono incantato da quello, quando parlo di... Sì, mio caso, ma che dico? Che dico? Anzi, io mi... Ho avuto la fortuna di non avere un patrimonio qui, non me lo sono saputo nemmeno fare, non so se è la tua, ma scusa, qui dentro ci sono persone che con i sacrifici, questo sì, indiscutibilmente, hanno un patrimonio, ma io vorrei vedere se con la stessa Baldanza il sindaco dicesse, resta la dimenticanza con aggiustare la parte superiore e quindi adesso abbiamo votato. Perché sono 463 mila euro di danni, comunque. Se tu vai lì dentro e vorresti ripristinare, il comune deve dare 463 mila euro. Abbiamo fatto il bene del paese con questo ragionamento, io penso di no. Quindi questo argomento che sarà trattato in Consiglio dei Ministri, io mi auguro che quando lo tratteremo e verrà il tecnico, ci dia le risposte, il perché è stato chiuso, il perché non viene aperto adesso, l'epidemia non resterà, gli altri che non resterà per sempre, lo scegliere di vedere un bungalow finito, non so che cosa, è l'ultima osservazione, che dicono che dicono che sono, non è così, le scuole vere sono state soppresse in locali dove si faceva una materia che è importantissima nelle scuole medie. Voi insistete che non è importantissima. Il cosiddetto, la ceramica, laboratorio. Sono state sottratte delle aule per laboratori perché i ragazzi delle scuole medie dovevano soffrire. Si informano male. Benissimo. Allora, se sono informati male, allora, segretaria, alle scuole medie sono state sottratte i... Ma che cosa? Sono stati soppressi i locali dove... Erano destinate ai laboratori in cambio di volumi creati ad arte, impropri, se non sono impropri gli altri volumi, se ci sta un passaggio, noi facciamo due aule, Tony, e mettiamo i ragazzi a pettine, ma non è questo, no? Ma tu da quando ci mancano di lasciare? Sono andato prima, io alla presenza. Sono andato a parlare con la nuova dirigente. Appena che ha detto, e sai, io non lo volevo dire, e non lo volevo dire, perché sono parte della mia società. Se fate con loro, una sola cosa. Voi mi state parlando, visto la dirigente, di un istituto che io non sono nemmeno esistente. Perché nessuno mi ha parlato, io mi vergogno me stesso, io mi vergogno da solo. Nessuno. Ma c'è un istituto che sta aperto, perché la domanda è lavorata. No, nessuno ha parlato e a Maiori ci è. No, però mi confondo quando parlo. Dice che la stanno aperta, non ho parlato dopo. Sì, segui tu. Tu devi seguire, o io seguo tu. Allora, il problema è questo, La nuova dirigente, quindi assume la responsabilità perché non lo può negare. Non sa che ci sta la scuola vecchia là. No, non solo, diceva, nessuno ne ha mai parlato. Sono venuti, come io sono andato. È la mia dovere andarci. Se sto facendo la battaglia di scuola elementare, sarebbe giusto che andassi a andare. Mi disse, nessuno ne ha mai parlato che esiste un istituto chiuso. Io restavo interdetto e dissi io. Ma saranno i 15 giorni, io sto facendo un mese, e lui è arrivato in Italia all'appuntamento con questo, ma con la ragione. Quindi il vero tentativo che vogliamo fare in Consiglio Comunale, lo annunciamo tutti con le opposizioni, è quello di dare dignità a quel presso. Se questo non accade, la responsabilità non può essere comunemente di tutti, perché voi i maestri devono capire. Ah, certo, certo, ma delle cose non vanno, sono tutti responsabili. Perché anche noi. Sai che cosa succede? Quando le cose non vanno, voi state sempre da stare tutto, è una cosa che per certi aspetti vi
mobilitano, perché non c'è nemmeno in considerazione del consiglio comunale. Però loro devono sapere che non è così. Noi non è che vogliamo essere la controparte dell'amministrazione, noi abbiamo cercato da sempre, da quando siamo seduti qui, di essere la parte del paese che noi rappresentiamo. La parte del paese che noi rappresentiamo e che dignitosamente abbiamo detto come ci saremmo comportati. Ora Tonino deve capire che se vanno avanti le cose così, quel manifesto è esattamente un manifesto che vuole annunciare cose che non sono vere, non sono vere. E che ognuno ha diritto di difendere la propria posizione. Io nel finire, dopo l'intervento di Gambardello, in linea teorica, questo, o ci sentiamo per l'amica Elvira, non posso dire ancora niente, ci sentiamo con Elvira per dire se quale sarà il nostro peggiore. Ma presumibilmente non voteremo mai contro un tentativo di finanziamento per portare Maiori sempre più su. Quindi questo sarebbe negare noi stessi in principio. Quindi il tentativo che si vuole fare si faccia. Sette, con gli altri sette tentativi nella delibera è sbagliata, non lo evidenziamo e poi andiamo avanti. L'unica cosa che credo sia giusto rivedere e se possibile faccio un appello che è un po' strano queste mie peregrinare nelle lavori, rivalutare nella maggioranza che cosa può contare un'assenza quando questa assenza è stata dettata soltanto da noi. Rivalutare è contro i nostri interessi in questo, ma rivalutare e vi renderete conto che ci vuole sempre in ogni famiglia uno che pensa e uno che sa che fa. Se c'è soltanto chi pensa, non credo, non credo che sia andato in Italia. Ho finito. Grazie, grazie Salvatore. Diciamo, volevo fare solo una piccola riflessione su quello che è stato detto dalla. Poi cedo la parola a Chiara per esporci magari in maniera più puntuale il progetto che è stato messo su da parte dell'ufficio tecnico. Ma ovviamente la signore e l'assise di stamattina, la convocazione è stata fatta per una questione di tempi brevissimi, una questione di velocità e credo che nella. Io non sono, io ho fatto politica per oltre 20 anni, insomma, Salvatore lo sa bene, meno di Salvatore sicuramente, un po' diciamo, un veterano di questa assise sicuramente ne saprà e ne avrà viste diverse, ma anche quando è stato presente all'acquisto di questo stabile, di questo palazzo di Zagato con Stella Maxi vicino, insomma, e anche a lei, mi ricordo, ero bambino, insomma, ci sono molte polemiche. Pagava, eccetera, c'è stata poi l'amministrazione, all'epoca credo che il consiglio votava all'unanimità l'acquisto, credo, ma non ricordo bene, l'amministrazione che scommise su queste cose e poi acquistò questo palazzo con tante altre cose buone che sono state fatte, diciamo, in passato che insomma le amministrazioni insomma, recenti hanno ereditato in qualche modo. E insomma con eredità e quindi bisogna poi che le amministrazioni che si sono susseguite e quelle in epoca moderna per così dire poi devono mantenere sul patrimonio, è una cosa che averla ha ragione Salvatore diciamo, ma è una cosa che costa molto, insomma i comuni non sono più quelli di una volta, sono tanti vincoli, tante normative, insomma ci stanno problemi finanziari, di risorse che vengono sempre più insomma, ridotte, nel senso che i trasferimenti sono sempre inferiori, ci sta da fare tanti tipi di attenzione, di verifica, anche riguardo, non parlando diciamo, del momento comico, perché insomma, i bilanci dei comuni sono disastrati, insomma, abbiamo
non mi piacciono quelli che dicono ma devo avere questi fiori, le cose, i soldi, non lo sa, non è che possiamo fare i miracoli. Io credo che un po', e con questo che voglio dire, che bisogna anche un po' essere innamorati del passato, dei propri, di quelle che è un po' una eredità, bisogna fare sempre, diciamo, menzione di quella che è stata un po' la storia del paese, però non bisogna poi legarsi eccessivamente, nel senso che questa storia non deve diventare un peso rispetto a quelle che sono le azioni da compiere. Noi viviamo un momento, e vivremo da qui ai prossimi mesi, di momenti, diciamo, dei momenti in cui si potrebbero creare delle opportunità da cogliere per tentare, diciamo, di sistemare alcune vicende annose, alcune vicende legate al patrimonio comunale, piuttosto che anche lo sviluppo della nostra città. Dovremmo essere molto attenti. È ovvio che la politica che fa inquadra per larghe linee quelli che sono gli obiettivi. È chiaro che il Palazzo Mezzacarlo non è che ci sta molto da programmare, come diceva il video, da rendere trasparente. Palazzo Mezzacarlo è un bello monumentale del comune di Maio, mi sembra ascoltato, diciamo, è una discussione. Io, fa piacere sempre avere una discussione in consiglio un po' più ampia, mi rendo conto, diciamo, che le opere pubbliche sono soprattutto in questo momento accendono discussione le più variegate, perché ci sono un elenco di opere pubbliche anche che cambieranno l'aspetto della nostra città importante, quindi è ovvio che è l'occasione per citarlo un po' tutto. Però sul Palazzo Mezzacarlo non è che ci possa un'amministrazione che dice non lo sistemiamo, non sistemiamo questa sala così bella, e quindi non c'è stata un'opportunità, è uscito sto bando che come al solito non è che sono bandi, ecco perché i comuni si devono far trovare pronti, non sono bandi, dicono vabbè, fra un anno uscirà il bando sulla sistemazione del patrimonio dei comuni di Maiori per i, o dei comuni in genere per sistemazione dei beni monumentali e culturali. Sono opportunità che si aprono, che magari i tempi sono brevi, insomma ci saranno insomma alcune cose che saranno, alcuni indirizzi che saranno dati al Ministero, e quindi uno più pronto è più può partecipare. È ovvio che poi i tecnici, che io devo ringraziare in questo, perché hanno lavorato veramente incessantemente le ultime settimane per poter mettere su un progetto da candidare che sia rispettoso di quelle che sono le schede, quelle cose che dice Salvatore, insomma legittime, sono anche insomma non decifrabili in più. Ma sono delle schede che il Ministero ha messo sulla piattaforma e dice: partecipa a questo progetto, devi compilare queste schede, devi fare questo quadro economico, e il quadro economico è molto volte anche in funzione di quelli che sono i punteggi, di quelle che sono, diciamo, le caratteristiche che ci vengono richieste. E devo ringraziare l'ufficio tecnico che normalmente non ha tante risorse umane, si è messa a lavorare in maniera anche assidua e straordinaria per poter venire incontro a quella che era un'esigenza della parte politica. Abbiamo chiesto ad altri, questo progetto vogliamo partecipare, vogliamo giocarci in questa carta, facciamo il possibile, ma non ci sta bene, un mese e mezzo, dobbiamo fare una serie di cose, facciamo il possibile per poter candidare, può essere un'opportunità, può darsi che ci vada come qualche altra volta bene, quindi sistemiamo un bene nostro a cui teniamo molto. E quindi hanno lavorato, quindi anche il consiglio ha fatto in fretta, magari meno spiegazioni, tutto quello che io trovo anche legittimo, che credo che quello che dice la dottoressa Davanti, quello che dice il Vida, sicuramente sia legittimo in una pianificazione di un paese normale, dove uno dovrebbe programmare i prossimi anni un po' bocce ferme, ma non è così, l'Italia non è così, uno rincorre quelli che sono i bagni, i progetti. Chiaro, un quadro, una visione del paese, insomma, noi non è che abbiamo presentato anche nella nostra ultima campagna elettorale, però ma un'idea del paese la teniamo, è chiaro che esce il bando su Palazzo Mezzacarlo partecipare, se uscirà un bando su San Domenico, che è l'altro bene, diciamo, è giusto, parteciperei anche lì, per esempio, parlando di manutenzione, eccetera, anche lì ci sta bisogno di mantenere il tempo, tutte queste cose che stanno venendo giù. Il problema è che
noi andiamo da un signore, tutti quanti, consigliere della giunta, che si chiama dottore Vanzi di Luigi, ma là diceva che lui mi servono 20, 10, 30, e Luigi diceva non ci sta, quindi non è che allora ci inventiamo, cerchiamo di mettere su dei progetti per candidare in conto capitale appena escono i bandi, appena si rende possibile queste opportunità. Questo facciamo, non è che facciamo chissà quali grandi cose. Ovviamente cercando di avere una squadra anch'essa figlia di aspetti finanziari che sia rispondente a quelle che sono in sé. Potremmo fare 10.000 progetti, potremmo farci, ma non abbiamo gli uomini sufficienti, quindi dobbiamo fare delle scelte. Che spesso facciamo? E poi questo è il quadro, questo, la discussione sui temi importanti del curatore scuola. Mi rendo conto, Salvatore e noi sulla scuola abbiamo avuto una serie di difficoltà, di criticità, però teniamo un fatto vero, che la Regione Campania ha finanziato l'opera rispetto a un plesso scolastico, benché possa essere nella nostra mente, io ho fatto le scuole lì, potete immaginare quando io andavo a scuola, come mi piace, come dice Salvatore, in senso romantico, andare in quei corridoi, vedere le foto, insomma, quando ci andavo, tutte le volte che insomma, c'era Natale, col Babbo Natale, insomma, mi veniva in mente questa mia infanzia, però perché c'è stato un aspetto romantico legato a una cosa che... Però poi c'è stato un altro aspetto, quello di che ogni anno, e lei presenta anche qui con noi, insomma, con quella, in quell'amministrazione, cadeva in intorno di un bagno. Chiudiamo la scuola, chiudiamo il corridoio, interveniamo, soldi, eccetera. Poi c'è stato un problema, quello di capire a scuola se fosse in condizioni statiche ideali, c'è stato detto non è così, ma ci hanno detto quando stavo insomma, nell'amministrazione della via, successivamente, anche prima di redigere questo ultimo progetto, cioè quest'ultima idea. Poi c'è stato il Covid, ci siamo resi conto che col Covid dobbiamo fare i conti, non adesso ma nei prossimi anni, e quindi c'è stata la rimodulazione, fortunatamente non era iniziata ancora la procedura di aggiudica di gara, l'iniezione di gara, ci ha dato la possibilità di rivedere il progetto facendo, questo l'abbiamo spiegato anche in campagna elettorale, facendo una divisione nuovamente, cioè tornando alle cose dei due istituti, cioè istituto delle scuole medie, istituto delle scuole primarie, nel presso via Denso, rimettiti insomma, rispettando quelle che sono le normative CONU, oltre a quelle di sicurezza statica e sicurezza sismica. Abbiamo fatto il progetto, diciamo, individuo da primo, motore, sì, torre, no, questi sono tutti i pareri da prendere, insomma, poi si può chiamare torre scuola o si può chiamare Salvatore della Pace, non cambia la sostanza. È chiaro che questo progetto nel momento in cui sarà ultimato, ma credo questione di giorni, sarà chiaramente discusso dal Consiglio Comunale e sarà poi posto all'attenzione dell'ente, diciamo, sovrano, un termine abbastanza forte, che è la sovrintendenza. La sovrintendenza deve decidere se i colori devono essere bianchi, gialli, rossi, se la foto ci piace, non ci piace. È una cosa che chi fa politica, chi si chiama ministro, lo sa benissimo, che insomma, è l'ente sovrano comunale che decide le sorti, insomma, di l'ascensore, diciamo, per abbattere le barriere architettoniche messe dietro a un'impalcatura, oppure una strada per accedere a un rudere non carrabile in piena zona 1A, vicino a un bene storico che è la Torre Normanna. Cioè la sovrana è un po', è così, e non lo nascondo, insomma, so che deve essere in diretta, non ho nessuno timore di questo, però è così. Ma sempre deciso, e quando è amministrato Salvatore lo sai benissimo, più di me, è sempre stato un po' così. Poi i tempi si sono ancora un po' più, cioè le cose sono ancora un po' più ristrette, perché i burocrati e i funzionari, la segretaria che insegna, prima di firmare una cosa si guardano bene da firmarla, perché la procura è dietro l'angolo e quindi sono sottoposti subito ai provvedimenti del caso. E quindi, diciamo, questo è lo scenario. Poi è chiaro che si farà la discussione di Consiglio Comunale, è chiaro che su questi progetti qua bisogna, che buon anche su questo qui, bisognava, si poteva anche
chiedere al tecnico, insomma, però mi rendo conto che bisognava, è una mia omissione, perché sulle cose diciamo importanti che andremo a fare sicuramente il tecnico deve essere poi presente per spiegare quelle che sono le ragioni tecniche di un progetto rispetto a un altro, eccetera, eccetera. Ma questa è un po' la situazione, sai che stiamo facendo? Il tema del curatore, insomma, è un tema che tiene banco in città. Credo che bisogna evitare, e lo dico veramente col cuore in mano a Salvatore, ci sta in questo periodo nel paese ci sta una crescita di un risentimento negativo tra già verso la classe insomma politica, ma proprio a livello di tutta la politica maiorese. Un po' ci sta una credenza aperta proprio, non ti nascondo, che sono molte volte sono avvenuto anche davanti al negozio, nel negozio, cioè famiglia, amici, veramente ci stanno prima brutto, e credo che nella storia io non ricordo mentale mai vissuto questa sorta di aggressione, perché le persone, molte persone a noi credono di poter essere non rispettosi di nessun ruolo, possono dire tutto di tutto. Poi il fenomeno social è ancora accentuato, sui social si vede di tutto, insomma, ti chiamano in qualsiasi modo, cosa che fa allontanare sempre di più le persone dalla politica, perché se uno sente poi deve entrare in politica, deve prendersi le responsabilità, deve subire questa aggressione mediatica giornaliera, perché c'è sta gente che la mattina esce, insomma, si collega sui social, mentre prima doveva scendere in strada, doveva incontrare, magari faceva la discussione, ma lì dopo, insomma, sui social possono venire tutti in maglietta piedi, sui cantieri, se diveste in pezzo, ma un'aggressione senza precedenti, che ha un po' incattivito il clima nella nostra città, cosa che non è mai stata, quindi è difficile. Anche con vicende personali, veramente è una cosa che è poco sopportabile. In questo io credo che la politica, il consiglio comunale, soprattutto le persone che fanno politica, come me, come qualcuno che non è presente in questa cosa, debbano contribuire a portare la discussione su un aspetto politico amministrativo. Ci sarà chi è contrario ai lavoratori, chi è a favore, chi sarà contrario alla scuola, chi è contrario, diciamo, quando insomma, avremo il lungomare, il progetto del lungomare, chi sarà contro il porto privato, cioè, una serie di cose sulle quali uno può avere una visione diversa e poi chiaramente sì, ci confronteremo, però poi trasformare questo in aggressioni, in cose, è una cosa molto disdicevole e spiacevole da subire. Quindi invito tutti, e tento sempre di farlo, di non accentuare questo clima, di non alimentare questo clima che ci sta nei paesi, che poi bene o male siamo, ci conosciamo tutti e ognuno di noi porta con sé una storia personale, politica, quindi insomma, non è che questo, il fatto che uno sta sul social oppure è seduto in un consiglio comunale, non è seduto, ci cambia la storia nostra, la storia è scritta, insomma, siamo figli della nostra storia. Quindi questo è un po' il ragionamento che volevo fare. Poi insomma, chiaro che chi amministra è deputato a decidere, a fare le cose bene o male, ma a fare le cose, altrimenti avremo dei convegni enormi, faremo un convegno su ogni cosa, però poi decisioni, i finanziamenti passano, i bandi passano, noi non partecipiamo a niente. Noi gli enti privati abbiamo tentato di partecipare, abbiamo un po' di risorse, tra deputatori, una serie di cose, il dissesto idrogeologico dell'Aquila, prendo tu, è tutto, e capisco pure le persone che vivono nell'Andio, sì, non hai tolto quattro cannucci, quattro cose, e hanno ragione, non è che non hanno ragione, ma come si fa, diciamo, a farle durante l'estate, non inquinare, già il primo problema è del sono cose che le persone si aspettano, forse in qualche cosa, in tante cose, né? Quando dici Salvatore 12, sembra quando fai manifesti che tutto va bene, non è così, ma certo sono ben consapevole che le cose non vanno bene, intendo di fare, di migliorare, prendere spunto da quelli che sono gli errori, di migliorare sempre, cercare di prevenire, poi ci stanno degli eventi che non ci riesce a prevenire, insomma, la mareggiata, dici, ma tu hai la mareggiata al porto, sul porto a novembre, da novembre a giugno non si è stato capace di mettere quattro. Non è che non sono stato capace, c'è stata impossibilità, un cantiere aperto,
finanziamenti bloccati, cioè. Ma noi non siamo stati capaci, come, e lo dico con mia colpa, come sindaco della Costa della Mafia, a mettere gli angeli della strada con un problema burocratico. E non è colpa nostra dei sindaci. Cioè, la regione ci risponde a settembre per gli angeli della strada. Immagino una risposta nostra quale può essere stata. Purtroppo è così. C'è la burocrazia, la lentezza, tutto in ritardo, tutto si vive tutto in maniera. Certo, non deve fare mia colpa. Come c'è tante grandissime altre cose, i vaccini. Vabbè, non mi voglio sediare con i miei sermoni. Però in questa situazione, sindaco, proprio quello che descrivi è molto chiaro. C'è un contesto della popolazione. C'è un mal contento, diciamo così, una critica feroce, così discriminata della popolazione. Però chiediamoci di più. Cioè, in tutto questo, io credo che non ne soffra, al di là di episodi spiacevolissimi, insomma, irregrabili, personali, non è che ne soffra chi governa, perché chi governa va avanti. Inesorabilmente deve andare avanti, insomma, fa quello che crede, che vuole, che viene opportuno, quello che preferisce. Chi ne soffre è proprio la crescita del paese. E chi ne soffre, se mi consente, è proprio il modo di condurre l'opposizione, che dovrebbe essere, io la intendo, costruttiva, propositiva, collaborativa, tra virgolette, mentre invece si è costretti a dar voce in qualche modo a questa rabbia della gente che delle volte va a finire da nessuna parte. Perché io insisto un pochino didascalicamente sulla trasparenza? Perché proprio dar voce alla gente in maniera responsabile in questo paese manca. Cioè, chiediamoci perché le opposizioni, oltre che in consiglio, sono ad ogni angolo della strada, su ogni argomento e si fermano fino ad un certo punto. Perché non arrivano a dialogare. Quindi è come un disco incantato, alla fine ripetono sempre le stesse cose e non c'è dialogo. Ora io voglio fare una nota, come posso dire, secondo politica. Questo fa gioco a chi governa o fa gioco a chi fa opposizione? Fa gioco, secondo me, in qualche modo, becero a chi governa, perché le cose non cambiano, vanno avanti in maniera, come posso dire, assolutistica, senza ascoltare la gente, perché tanto la gente a maggiore è solo incazzata. Non è proprio corretto questo, la gente raccolta sulla scuola, e io allora colgo anche l'occasione per parlare di scuola, questo è un ordine del giorno e tutta altra cosa. Allora, sulla scuola non si può non coinvolgere gli istituti scolastici, cioè non posso ascoltare che i genitori non sanno niente, nemmeno di che cosa faranno a proposito della mensa. Cioè, vengo qua e la mensa sta per essere progettata in un certo modo, del servizio mensa, e i genitori non ne sanno niente. E dicono che anche la preside sta decidendo. L'istituto ci dice che non ne sa nulla, i genitori non ne sanno nulla. Sono i rappresentanti dei genitori. Sì, capisco, ma non vengono coinvolti. Allora, i rappresentanti. Questo non è il mestiere comune, però c'è sta la preside che è coinvolta nel consiglio di istituto. E decidere la mensa come con lui, diciamo, va bene in tutti i modi. Sono d'accordo, però voglio dire, è la politica che deve pretendere il coinvolgimento della cittadinanza. E quando io ascolto che su ogni problema, ad esempio il progetto dove scuola, e noi lo vedremo perché lo vedremo in qualche modo, perché lo chiederemo perché arriverà il consiglio, ma i genitori, la preside, ma devono partecipare anche loro, devono essere coinvolti, cioè, devono poter dare le loro osservazioni, però esistono delle procedure che io non vedo applicate. È quello che io proprio auspico e chiedo formalmente, che su ogni opera pubblica, a seconda dell'impatto che abbia, che il portatore di interessi e la cittadinanza, cioè valutiamo, valutate in qualche modo, si faccia una pianificazione anche del coinvolgimento della partecipazione cittadina. Questi aspetti qua, la rabbia sarà. Non perché vi voglio interrompere, per l'amor del cielo, ma su questi aspetti qua, diciamo, è sempre stato il nostro costume, ma sul vecchio progetto poi accantonato di quello di privato pubblico, diciamo, noi abbiamo fatto più sedute in questa assise con la preside, con le minoranze, con il consiglio di istituto. Sono verbali fatti di questa data dalla preside su questi argomenti, dove abbiamo chiesto ragioni degli spazi da lasciare ai ragazzi, dei laboratori da utilizzare, degli spazi comuni, delle palestre, delle mense. Assolutamente, oltre
oltre a quelle che sono i dispositivi di legge che prevedono delle metrature rispetto ai piccoli concittadini e agli alunni, abbiamo fatto raggiungere, fatto proprio cose che avverrà ovviamente anche questa volta. Non è che noi ci inventiamo domani mattina, facciamo alla scuola tutto che insomma a nostra somiglianza, tutti i ragazzi da dove dovremmo coinvolgere certamente la presa dell'istituto, il consiglio di istituto in quelle che possono essere delle osservazioni di ragione tecnica nei laboratori a farsi, eccetera. Quando la dottoressa dice che i laboratori sono stati soppressi, a me non risulta, perché ho chiesto più volte alla presa, che abbiamo dato anche la scorso anno, disponibilità di spazi ulteriori per poter avere tutti i laboratori didattici. E poi per una questione gestionale interna la presa decide di attivare o non attivare un laboratorio piuttosto che un altro, non è una questione che posso decidere io comunque. Tutto ciò che è stato chiesto sempre sono stato sempre messo, cioè sono stato sempre sono sempre adoperato per ascoltare le richieste e tentare di evadere nel miglior modo possibile. Questo è. La sostituzione di queste piastrelle ovviamente fu effettuata, se ricordate bene,
c'erano le suore Domenica e le suore del Preventorio del Redentorista, e quindi fu sostituito in quel periodo là. Quindi tutta questa parte qua si ripristinerà secondo come era originariamente il palazzo. Poi ci sarà un rispetto del piano cromatico dell'edificio, infatti sono stati campionati tutte le facciate, il famoso rosantico, madre di d'arancio scalato al 5% e l'ocra chiaro, così come era sulle foto storiche datate, così come si presentava il palazzo nel suo splendore. Ci saranno interventi sulla conservazione delle caratteristiche tipologiche in materia degli infissi interni ed esterni, che ha bisogno di un restauro immediato perché stanno per crollare insieme ai vetri e quant'altro, ce l'avete alle vostre spalle. E poi faremo degli interventi di conservazione delle solo volumetrie esistenti. Si sono evitati volutamente inserimenti invasivi o interventi quali la creazione di volumi emergenti che potessero minare l'equilibrio figurativo dei volumi esistenti, in alcuni casi precario per la commissione tra il palazzo storico e quello di recente edificazione. Si sono evitati scavi non strettamente indispensabili. Anche come il piano ascensore che è stato realizzato per l'abbattimento delle barriere architettoniche, si è previsto una fossa ridotta di solo 51 cm di profondità proprio per non creare nuovi volumi che potessero danneggiare i preesistenti. Si sono operate scelte impiantistiche attente e non invasive anche perché esecutati l'intervento. E quindi adesso andiamo a leggere praticamente gli interventi di progetto. Prevedono quindi i lavori di restauro delle facciate del Palazzo Mezzacapo, che consistono nel restauro delle cornici e di tutti gli elementi architettonici di pregio preesistenti in facciata, il rifacimento della copertura dei cornicioni delle facciate esterne, compreso lo smontaggio del manto esistente in tegole e coppi, demolizione dei bassetti esistenti, dipianamento del piano di posa e impermeabilizzazione con malta tipo Mapelastic con interposta rete di fibra, e poi c'è l'integrazione dei tegoloni e dei corpi mancanti o rotti, il ripristino della scarpa in muratura tra il tetto e la balaustra, l'installazione di dissuasori per piccione, un altro problema che sta notevolmente minando le bellezze di questo palazzo, perché sapete che il guano che lo producono è molto dannoso, e quindi si sta cercando anche in questo, siamo stati attenti proprio per evitare al minimo gli interventi. E poi c'è il restauro degli intonaci esterni consistenti, nella rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni e macchie solubili, sbucciature di fratturazioni e microfratturazioni, tinteggiature delle superfici a intonaco con tinte al latte in calce, pigmenti di terre naturali, sempre nella rosentina, rosantica e quant'altro. Per le porzioni invece delle riparazioni degli infissi in legno si comprende la revisione di tutte le parti portanti dell'infisso, quindi il rifacimento delle parti mancanti o rotte con parti identiche a quelle esistenti, sia per essenza che per forma. Questo ci siamo interfacciati verbalmente con la sovrintendenza, con cui dovremo tornarci nei prossimi giorni, fino a agosto, non vi dico le lotte che stiamo facendo per trovare qualcuno che ci dia questa situazione in modo da portare il progetto finito entro il 31 ed essere in piattaforma per quella data. Poi saranno restaurate, migrate e insediate gli elementi metallici esistenti, e saranno rimossi ovviamente gli strati di vernice scrostati e mancanti, saranno trattate le ossidazioni dei ferri, tutti quelli che ci sono all'esterno, che si vedono penzolare dalle finestre e quant'altro. Poi ci sarà un adeguamento funzionale del piano terra. Tali lavori prevedono appunto la rifunzionalizzazione di alcuni locali al piano terra del Palazzo Mezzacapo. In particolare si prevede la rifunzionalizzazione degli ambienti di ingresso che ospiteranno un punto informativo nel piano sottostante, e poi ci sarà la rifunzionalizzazione degli ambienti dell'ala sud che ospiteranno ambienti per mostre, esposizioni, laboratori e livelli interattivi. Sarà rifatto l'impianto elettrico per prevenire gli inevitabili rischi e disservizi causati dall'invecchiamento degli impianti, la tinteggiatura dei locali oggetto di intervento con pittura a base di calce, così come prevede la sovrintendenza e tutto quanto, e l'installazione anche di un totem multimediale interattivo per avere un ulteriore punto di informazione.
informazioni a supporto del polo museale del palazzo, utilizzabile anche dai visitatori con impedita o ridotta capacità motoria. Poi il progetto di manutenzione è anche finalizzato alla rifunzionalizzazione di alcuni locali destinati all'ospitale proprio l'area museale, e per questo saranno rivisti spazi e reintegrati con installazione di numero 4 telecamere negli ambienti dell'ala sud e numero 2 telecamere per il controllo dei giardini storici di Palazzo Mezzacapo. Tali apparecchiature saranno monetizzate e collocate in punti poco visibili, riducendo al minimo l'impatto. Ci sarà installato un nuovo impianto di antifurto, si prevede l'installazione di 5 sensori di rilevamento di infrarossi da integrare con un impianto già esistente. Quindi l'impianto elettrico, l'abbiamo detto, la tinteggiatura di locali come possibile, come ha detto il sindaco, gli affreschi delle altre sale saranno grattabili per capire se effettivamente ci sono dappertutto queste manifestazioni. E poi ci sono gli adeguamenti funzionali e tecnologici dei servizi igienici posti nell'angolo sud-est del Palazzo Mezzacapo, cioè quelli alle spalle, per capirci, degli uffici dove sono adesso. Si tratta in particolar modo di un locale di sci che si presenta in cattivo stato di conservazione, e verrà anche riadeguato questo qui che è vicino al Salone degli Specchi, perché cozza proprio con l'ambiente, perché fu fatto in 448 perché era rovinata, quindi ripristineremo un bagno più consono per gli ambienti in gioco. In particolare, vi risparmio come verrà fatto il PC, ovviamente tenendo conto dei disegni storici e quant'altro, proprio per adeguarlo di nuovo alla vetustà, insomma, alla importanza del palazzo. E poi passo al restauro degli affreschi. Anche qui si prevede un intervento di restauro complessivo di questi affreschi nel Salone degli Specchi e delle pitture murali posti nei locali dell'ala sud. Durante una recente ristrutturazione i restauratori hanno rilevato che uno degli affreschi potrebbe essere stato eseguito da Ludwig Richter, e per cui l'approccio nel restauro dei dipinti murali prevede appunto più fasi. La prima fase consiste in un'attenta indagine preliminare per valutare le caratteristiche del dipinto e analizzare le cause e i fattori. Se il dipinto murale presenta pareti a rischio di caduta, in particolar modo sarà necessario intervenire con operazioni preliminari di messa in sicurezza. Poi ci sarà la pulitura, che consiste in una serie di operazioni che hanno appunto l'obiettivo di rimuovere dalla superficie del manufatto le sostanze strane, patogene, generatrici di ulteriore degrado sia materico che estetico, e qui abbiamo chiesto alla sovrintendenza di darci delle indicazioni delle ditte che sono esperte in questo settore. Si prosegue poi con il consolidamento, che ha l'obiettivo di riconferire coesione al materiale che si presenta alterato a causa di processi di degrado e che può essere di vari livelli, che non vi sto ovviamente ad elencare. Segue poi la fase della reintegrazione pittorica e la protezione finale, che si esegue con prodotti testati preliminarmente compatibili dal punto di vista chimico-fisico con i materiali originali, con l'obiettivo di proteggere la pellicola pittorica dal nuovo e futuro degrado. E poi, per quanto riguarda, quando mi avvio alla conclusione, verranno realizzati anche interventi che raggiungeranno un grado di accessibilità pieno ai locali Mezzacapo, tutti nel rispetto delle normative vigenti. E qui significa che si ricorda che secondo il modello un ambiente accessibile se qualsiasi persona con capacità motorie ridotte può accedere. E quindi stiamo cercando di rendere fruibile tutto il palazzo, ampliando dove è possibile attraverso le porte i passaggi, perché ci sono delle porte più strette rispetto agli altri, senza intaccare minimamente la muratura, ma servendosi dei corridoi laterali dove è possibile avviare, fare un percorso diverso rispetto a quello che è presente. E poi c'è ancora la manutenzione e il restauro della copertura del terzo e quarto piano. Qui ve ne elenco, non vi faccio la descrizione. Quindi i lavori prevedono il rifacimento della pavimentazione dei terrazzi del piano terzo e del piano quarto, una revisione della copertura a falde dell'ala sud ed est, il rifacimento di una modesta porzione di copertura a falde dell'angolo sud-est in corrispondenza dei locali WC del piano terzo, perché sopra ci piove e ormai è tutto in un degrado particolare.
lavorare. Quindi c'è una divisione completa della copertura a tetto spiovente, che comprende la sostituzione di pianete, palombelli e piccola ornitura in legno, rotti o fatiscenti, fino a un massimo del 20% dell'intera copertura. La rimozione, la pulitura e il ricollocamento delle tegole, la sostituzione di quelle rotte e mancanti, il fissaggio delle tegole nei colmi, nei conflui e lungo le linee di gronda con malta di calcio acconsolata. Spegnimento della pavimentazione del terrazzo con il relativo massetto, rimozione dello strato di impermeabilizzazione esistente danneggiato, realizzazione dello strato impermeabile a mezzo membrana di vecchio strato a base di bitume distillato, modificato con vesine, posa di pavimento in piastrelle di punto naturale per esterni antigelivo, riparazione dell'imbocco degli scarichi e delle acque meteoriche, rifacimento del tetto di copertura danneggiato che avrà ornitura principale in travi lignee di castagno a sezione squadrata ammozzata alle modature perimetrali, con sovrastante tavolato ligneo e manto di copertura realizzato con tegole in argilla tipo coppi ed ebrici posate su predisposti correntini in legno e metallici. Questa è la fase strutturale. Ovviamente abbiamo detto che il finanziamento è intorno al 1 milione di euro, però occorre anche un cofinanziamento da parte del comune di circa 200.000 euro che ci impegneremo a trovare, perché il palazzo non può restare in questo stato in cui versa, e quindi penso che abbiamo fatto tutto quello che era possibile tentare di fare in pochissimo tempo. Questo è quanto. Grazie Chiara, credo che possiamo passare. Solamente in dichiarazione, se no non sarebbe solo una replica merita non per lo scopo che è scusate, se uno parla perché in parte convince di avere la coscienza di dire c'è una parte di quello che tu hai detto che umanamente è così. Soltanto io vorrei capire perché tutti che hanno fatto il mestiere di sindaco si dice questo fatto d'anno, si resta solo. Ma su questo è scontato. Tu puoi essere il sindaco più bravo, il sindaco più impegnati, ma alla fine le decisioni, siccome scattano di esercizio, resti solo con i pro e con i pro. Il problema poi è che nessuno c'è in posto di fare il sindaco. Il ragionamento che ha fatto mi calza al 100% con una sola cosa, che non è venuto il cittadino a dire Salvatore tu devi fare il sindaco, Tonino tu devi fare il sindaco, la scelta l'ha fatto Tonino, ieri la fece Salvatore, poi l'ha fatto Stefano, poi l'hanno fatto altro. Quindi adesso rivendicare una libertà che non c'è più, perché sei il sindaco, perché sei il capo dell'amministrazione, non è giustificabile. Io capisco cosa diversa se mi impongono di fare una cosa, se mi impongono di fare l'amministratore, di fare il sindaco, è chiaro che io mi ripeto e dici voi mi avete imposto e voi io dovrei anche sopportare. Tu si devono sopportare anche le ingiurie quando sono nell'ambito di quando a me è maturo nell'ambito del vivere civile. Ma questo l'ho sempre sostenuto e lo dico anche da noi diversi. Perché Torino prende più critiche, se vogliamo essere proprio semplici, perché è un giocoliere, lui è un giocoliere della cosa, lui riesce a avere quasi quel tono, come posso dire, evangelico, che tipo quando si fa in chiesa. Ti faccio un esempio, togli un esempio e lo dimostra. Tu adesso sei stato capace di dibattere la giornata e di far apparire a noi dell'opposizione, io che sto parlando in questo momento, come quello il quale non ha capito il fenomeno della scuola. E sai come sei stato abile, ed è questo che la gente non ci perdona. Paragonare la scuola di cui io sto parlando con San Domenico. Tu dico, io e te,
già quando eravamo giovani, il San Domenico non c'è un'anima di noi. La scuola, ci sono ancora i ragazzi che vivono lì. Qui sta la differenza. Non puoi mettere sullo stesso piano l'istituto San Domenico. Ma San Domenico già si va in da scuola. Ma no, per dirti, che lì c'è stata una scelta politica. Lì tu con la Giunta e con il Verdi avete deciso per mezzo di un tratto. Un tratto, è stato un tratto che uno ha denunciato con chi, di chiudere la sera dalla sera alla mattina. Ma non si lanciano le certificazioni. No, Toni, l'istituto. Ma c'è stato l'istituto. Ma la cosa più grave, per dare più valore a quello che avete fatto, parlate delle scuole medie, ma voi, non chi vi sta parlando, che sta all'opposizione, avete previsto un finanziamento di 2 milioni e 300 mila euro, sapete perché? Perché c'è il pericolo della caduta di massa, cioè alle spalle delle scuole medie, per essere proprio concreti, c'è la giusta riflessione dell'amministrazione di trovare un finanziamento per eliminare la caduta di massa. Allora, la coerenza deve stare. Questo fatto noi lo percepiamo come delle scelte. Il cittadino, sai che cosa fa? E noi lo abbiamo invitato, e ti devo dire, non per polemizzare nei confronti di nessuno, c'è la disobbedienza cittadina. Tonino, aspetta. Ma queste parole che tu usi, questa preoccupazione che tu sollevi è quella che fa male a questa Non offende il sindaco, non offende chi comanda, non offende l'opposizione. Dici, ma proprio testualmente, lo ricordo perché l'ho sempre avuto da quando era ragazzo, questo articolo ultimo nella vita. Tutti hanno il diritto, al di là di te, hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e quello che pensano per le scelte che va a fare una comunità. Questo lo aggiungo io perché è chiaro. E questa mica è stata soppressa. Aspetta. Sai quando viene soppresso? Quando voi volete esercitare la dittatura della maggioranza. Vabbè. La dittatura della maggioranza. Poi vediamo il consiglio. No, Toni, ma l'avete scritto, ma tu l'hai scritto lì. Usare le parole giuste. Tonino, tu l'hai scritto sul manifesto. Noi non tergiverseremo. Andremo avanti perché è il nostro diritto ad andare avanti. La dittatura della maggioranza non conta, ma sai perché non conta? Perché se non conta la dittatura della minoranza, noi non ci possiamo sostituire a voi. Non abbiamo il diritto di sostituirci a voi. Perché non a questo non è. Noi abbiamo il governo, insieme, come dividere questo progetto, adesso mi riferisco a quello che tu facevi riferimento. Così come è stato strutturato, è nato già nella vergogna della bugia. Ma come ti devo dire, mentre stiamo discutendo, se io domandassi a te sindaco, ma lì ci vengono due comuni o sei comuni, tu non sei in grado di rispondermi. Sai perché tu non sei in grado di rispondere? Perché in tutti questi anni si è voluto nascondere la verità, la maliziana. Noi dobbiamo difendere la nostra vallata, gli altri hanno diritto di difendere le loro. Se tu lo percepisci questi problemi, noi vinceremo, ma vinceremo perché vincerà il sindaco, perché vincerà la maggioranza, perché vincerà il paese. Se no tu sarai ricordato come il sindaco ha fatto il paese dei miei figli. E noi saremo ricordati malamente come coloro i quali non hanno saputo contrastare questo disegno, tutto vero. Quindi ho finito questa parte qui. Dal discorso che ha fatto l'assessore ai conti pubblici, il tentativo di spiegare
evidentemente, siccome di quanto parliamo, parliamo astrattamente. Chiara, tu hai raccontato una cosa che lì nel piano già c'è e sta esattamente al punto secco. Ho cercato di fare un coraggio a me stesso. Quindi tu hai raccontato un progetto che ci è previsto al punto 7 di 1.200.000 euro. Guarda caso, compagno, ma io credo, si fa fatica a credere che tu hai preso un altro progetto. Io credo, io non mi sento, ma proprio non mi sento in coscienza di votare contro questo progetto, nonostante tu hai fatto di tutto per far votare contro questo progetto. Ce l'hai messo proprio tutto, ma ti pare che vieni consiglio un'arma per manutenzione ordinaria che già sta nella, e tu spingi a far votare questo progetto. Il vero problema, l'ha detto già stamattina fuori, quando abbiamo parlato nel primario, c'è la possibilità nel Ministero della Cultura di dare quel finanziamento. È molto più umile, quando si parla terra a terra si capisce anche meglio. Allora, mentre i carri possono restare sopra, questo qui c'è la possibilità di prendere il rinvito in 1.100-1.200. Noi non possiamo dare conto, non possiamo dare conto nonostante già c'è il piano di vita, perché l'abbiamo portato in consiglio comunale per rafforzare la posizione. Noi ringraziamo, almeno per quanto riguarda il nostro gruppo, noi votiamo favorevolmente con tutte le critiche che abbiamo superato, che già c'è, ci sono nel piano. A Torino, e poi ti saluto per questa spezzone di ferie che andrai a fare. No, riflettici, no, penso che ogni merito di cose, pensaci su una cosa, sì, noi saremo sempre accanto all'istituzione, ci allontaniamo e prendiamo le nostre decisioni quando l'istituzione, nel caso nostro, tu sì, e la giunta dovreste far prevalere soltanto la legge di tutti. Quindi se ci sarà soltanto una legge di numeri, siccome la discussione che andremo a fare, piccole settimane, mesi, è una discussione che perde questa volta l'intera comunità, non sono persone che sono contro, sono persone che la pensano diversamente, e sono persone che soprattutto, tu dici di amare il maiore, io dico, ma per me che se ami il maiore, la amano anche gli altri che non la pensano come te. Non hanno loro anche sì, anche loro mai. Quindi se facciamo il distinguo chi ama o chi non ama il paese, è sbagliato. Il distinguo vero è questo. Chi ha la capacità di dire, adesso mi devo fermare, devo dire. E un sindaco lo deve fare, soprattutto il sindaco lo deve fare. E chi viceversa fa prevalere il solito sistema che in democrazia conta però non, perché ci sta l'articolo. E cioè quello di dire abbiamo detto, sono scelte che i numeri da soli non servono. Come non servono quelli della maggioranza, così diciamo, non facciamo la dittatura dell'opposizione, saremmo ridicoli. Se voi non avete, se avete i numeri e vi diciamo non lo dovete fare, noi non abbiamo i numeri e diciamo questo dobbiamo fare, saremmo ridicoli. Saremo come le persone che non vogliono ragionare. Noi diremo la voce del popolo, ormai in questo momento deve essere ascoltata, deve essere considerata. E poi Torino, noi abbiamo molto di voce, ma non nel paese di Torino. Noi l'abbiamo un poco più lontano di Torino, ma molto meno lontano di quanto tu possa fare. Quelli sono i veri. Tu forse da dare un buono, io forse da dare un buono, e tutti quelli che siamo qui, non avremmo mai tentato di spiegare il perché il nostro piccolo raggio di acqua di mare è sporco, perché arriva, non ci siamo mai permessi, lo dicono, e ti sai dire perché lo dicono, perché hanno capito che il maiore è il terreno fertile dove tutti possono entrare e possono dettare le loro vita. Se nasce la di Tonino, Tonino, scusami tanto, faccio la domanda. Arrivava la cacca di un comune di Mito Farmaio. Ti sei permesso tu di precisare che veniva da, nel caso nostro, veniva da est questa. L'unica. Ti sei permesso tu di scrivere questa.
cittadini di Maiuri. Ma chi ti ferma? Va bene, ok, ho finito. Va bene, comunque, va bene, tu non ti devi andare, se mi sa se mi sa qualche dubbio. Ah no, perché le parole che usate voi provengono le no! Noi diciamo la verità! Diciamo la verità, con la disobbedienza e con il pericolo sulla scuola, questa è la verità che dice, ma che ti state dicendo? Ah sì! Ah sì! Andiamo a votare! Ah sì, lo dice! Allora voi per essere coerenti dovremmo dire alle persone che dicono, scusate, prima hanno preparato là, che noi dobbiamo difendere la mandata nostra. Ma se mai istruzioni seriamente, le persone istruzioni parlano con i dovuti termini e non con una parola loro. No, cioè, allora, certo, se noi abbiamo fatto il convegno qui, il signore, come sapete, il coraggio, fa il nome qui, il signore di Salerno, che è responsabile del gruppo, si chiama Cavalier, ha detto testualmente, l'ho ascoltato io con gli occhi, noi dobbiamo capire che il debitore del denaro deve seguire il comune, ce l'ha detto limpidamente, da Monti, Maioni, Minoni, Scala, Ravento, Cardi, secondo, lo stesso che ha detto questo qui, in quest'aula, lo potete controllare, dopo due mesi, ha detto no, ma questa è quella cosa che si vedrà dopo. Non ci possono prendere per confuso. Noi non siamo abituati a camminare a testa alta. Ho finito e ti ringrazio, signore. Vabbè, votiamo il progetto, rendiamolo immediatamente eseguibile. Questa votazione. Grazie a tutti. Grazie a voi. Grazie. Cool, eh?